A tutti, benvenute e benvenuti all'ultimo incontro prima della pausa estiva del progetto di formazione per amministratori, acque e territorio di fronte al cambiamento climatico. Questo progetto è destinato, come già molti di voi sapranno, alla formazione in campo ambientale e amministrativo dei giovani amministratori, giovani inteso come giovani di età e giovani di carica. Io sono Gianna Betta, della città metropolitana di Torino, che come ente, sia come parte risorse idriche, sia come parte politiche giovanili, ha promosso questo progetto insieme ad ANCI Piemonte, ad ANCI UNCEM e ai comuni di Avigliana, Lanzo, Piverone, Rivalta, Vigone, Villalpellice e Vera, i rispettivi bacini di contratto di fiume e di lago. Questo è stato presentato e candidato a bando regionale per le politiche giovanili ed è stato finanziato dalla Regione Piemonte. Questa sera parlerà il dottor Alessandro Casagrande, che è il segretario generale della provincia di Alessandria, e parlerà di un tema molto importante e rilevante, che è la responsabilità giuridica e politica degli amministratori locali. Staff che sta quindi dietro le quinte della Sardegna dello Stato, la dottoressa Luna Tognoni e della dottoressa Laura Graziano di ANCI Piemonte e dal dottor Marco Bottello di ANCI Piemonte. A questo punto io passerei la parola al dottor Marco Bottello di ANCI che ci parlerà delle modalità operative per seguire il webinar. Ringrazio tutte e tutti e buona lezione. Buonasera a tutte e tutti, sono Marco Bottero della segreteria di ANCI Piemonte. Vi lascio alcune informazioni tecniche sull'utilizzo della piattaforma. Potete utilizzare il box domande per comunicare con lo staff. Cercheremo di darvi un supporto tecnico immediato. Raccoglieremo invece le domande nel merito dell'intervento del dottor Casagrande e vi forniremo risposta non appena possibile. Vi ricordiamo di indicarci nelle domande il vostro nome, cognome e comune di appartenenza. Sarà anche possibile per voi prenotarvi per un intervento a voce utilizzando la funzione mano alzata virtuale. Non appena possibile, vi abiliteremo per l'utilizzo del microfono. Faremo inoltre un giro di presentazioni. Gli amministratori verranno interpellati dal dottor Casagrande, che avrà piacere di interloquire con voi durante la riunione, durante il webinar, vi farà delle domande durante appunto la lezione che si terrà quest'oggi. Da ultimo vi segnalo che il webinar sarà registrato. Lascerei ora la parola al dottor Alessandro Casagrande, segretario generale della provincia di Alessandria. Buonasera a tutti. Ringrazio ANCI per questa opportunità e scusate che cerco di attivare anche gli strumenti informatici. Mostra schermo. Mi è stato assegnato questo compito, questo corso ha avuto una vicenda piuttosto tormentata perché doveva essere ovviamente svolto in presenza. Io sono abituato a interloquire con i partecipanti al corso in modo da condividere i ragionamenti che sto facendo. Io sono un operatore della pubblica amministrazione da anni, ho lavorato per moltissimi anni in piccoli comuni, dal 2000 sono invece in sedi più importanti e dal 2010 in poi sono ritornato nei comuni piccoli, per cui unitamente all'impegno come provincia, per cui conosco anche la realtà dei piccoli comuni. Mi è stato dato oggi pomeriggio l'elenco dei consiglieri, ho visto che innanzitutto non c'è nessun sindaco iscritto, c'è qualche assessore e molti consiglieri. Quindi ovviamente io che avevo preparato il materiale unicamente pensando a sindaci come partecipanti, anche perché la riforma dell'elezione diretta del sindaco ha portato di fatto il comune nella gestione assoluta da parte del sindaco che ha pieni poteri.
Ovviamente, essendo voi consiglieri, ovvio che dovreste svolgere un'attività che è di consigliare il sindaco e io mi permetterò di darvi una visione che ho io da tecnico dell'ente locale per confrontare quello che vuoi. Diverso discorso degli assessori che hanno un ruolo molto più operativo e molto più gestionale di collaborazione con il sindaco. Questa che vedete, spero che non ci siano problemi, la prima slide è il bisogno della classe dirigente ed è il primo ragionamento che vorrei concentrare su di voi. Vi chiederei se è possibile avere una vostra presentazione e io vi chiamerei in modo da questa richiesta rivolta ai consiglieri e assessori, in modo che vi presentiate un attimo e soprattutto la domanda che pongo a tutti, il motivo per cui avete scelto di fare i consiglieri comunali. Comincerei con Tamara Iannello del comune di Casal Borgone. Mi sentite? Adesso Mi sì. sentite? Ok. Casal Borgone, piccolo comune sulle colline torinesi tra Torino e Asti. Direi a metà strada tra tutto, 40 km da Torino, 40 da Asti e quindi a metà strada. Scelto perché ho sempre dato molto al mio comune. Dalla Pro Loco alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, eccetera, è stato un passaggio in più. Sono molto soddisfatta di aver fatto questa scelta, molto Bene. complicato e tutto il resto, però si cresce, si imparano cose nuove, però sono molto soddisfatta, devo ammettere. Si vedono i risultati se uno ci si mette d'impegno. Allora, Basta, sono graditi finisco. poi i suoi commenti alle quattro parti in cui ho diviso poi la mia relazione. Luca Abrate di Piossasco. Parli della sua esperienza, lei è assessore, giusto? Sì, sono assessore da un anno, primo mandato. Bene. Per ora è una scoperta continua, assoluta. Di responsabilità ce ne sono molte, di vario genere. Veramente non si smette mai di imparare né nell'agone politico né nella pratica con i cittadini e nelle Ci scelte parla da prendere. un attimo del comune di Piossasco. Il comune di Piossasco, cosa Quanti dire? abitanti Sono siete? 18.500 abitanti, un territorio molto vario, dalla pianura alla montagna, con un parco naturale, che è una risorsa, e allo stesso tempo una responsabilità, perché è fruito da innumerevoli persone anche dalla provincia intera, insomma. Ci sono talmente tanti aspetti nel nostro lavoro che, così, parlando Ma in era già generale, stato consigliere o è il primo no, mai. incarico? Mai. Bene, quindi è partito Sono da assessore. Bene. partito forte, sì. Ok. Invece Andrea Poma di Useglio. Mi scusi, dottor Casagrande, se la interrompo. C'è il dottor Roberto Vaglio che chiede insomma, che può essere interpellato. Vaglio, io non ce l'ho nell'elenco, parli pure Roberto Vaglio e si presenti. Prego, Buonasera, prego. dottor Casagrande, Buonasera. sono il sindaco di Cesana Torinese. Oh, un sindaco, che piacere. È Sì. l'unico sindaco presente. Non lo so, può Glielo darsi. garantisco io. Comunque sono uno che fa la carriera all'incontrario perché sono stato per 10 anni assessore regionale, poi avevo deciso di smettere con queste attività, ma il comune aveva bisogno di un qualcheduno che rimettesse a posto alcune questioni e sono stato felice ad accettare. Certamente che facendo parte di un'unione di comuni dove il personale è tutto trasferito all'unione e quindi non avendo più materiale umano su cui lavorare, fare il sindaco oggi è piuttosto complicato. Bisogna
fare riferimento a personale che ovviamente non dipende più dal medesimo ente, ma è trasferito ad un ente sovracomunale. Quindi è un'esperienza interessante, piacevole, tutto sommato. Il paese non è enorme, anche di soli 1.000 abitanti, ma però con tutti i problemi di un paese con un'alta vocazione turistica. E questa sua esperienza da Cincinnato che ha lasciato l'importante ruolo di assessore regionale per fare quello del sindaco di paese strategico, però anche se piccolino, eh? Eh beh, non mi hanno più voluto, non mi hanno più eletto in consiglio regionale, quindi ho fatto di necessità virtù e sono tornato al mondo, al mio mondo che è l'impresa. Ancora oggi sono amministratore delegato di una società e unisco l'una cosa all'altra, direi con grande piacere, perché alla mia età continuare ad occuparsi sia del pubblico che del privato, è molto interessante. Bene, allora io gradisco poi un suo contributo sulle considerazioni che io mano a mano farò in questa giornata. Volentieri. Piacere della conoscenza. Allora, torniamo a dove eravamo arrivati. Dunque, Andrea Poma. Sì, eccomi, sono Poma Andrea, un consigliere del comune di Useglio. E Useglio è un piccolo paese delle Valli di Ranza, a 50 km da Torino. E sono la prima esperienza in un'amministrazione locale e sto riscontrando delle cose interessanti da questo punto di vista. Useglio è un paese molto turistico, però è piccolo, quindi ha difficoltà per determinate situazioni e è un'opportunità che sto piacevolmente facendo. Bene. Perfetto, pensa di fare il sindaco? È un'opportunità che sarebbe interessante fare magari tra qualche anno E dopo allora successiva prenda esperienza. qualche appunto di questa giornata che le potrà servire. Sono Ringrazio. molto modesto. Ok, Luciana Genero, o Genero, del comune di Frossasco. Sì, mi sentite? Eccola qua. Buonasera a Benvenuto. tutti. Grazie. Allora, io non sono giovane né di età, perché ho 64 anni, sono pensionata, né di amministrazione, perché sono al terzo mandato. Però per conto del mio comune, che è un piccolo comune vicino a Pinerolo, piccolo, siamo 2.800 abitanti, sto seguendo il contratto di fiume e quindi mi fa piacere anche iscrivermi a questi webinar, perché soprattutto mi piace continuare ad imparare e continuare ad approfondire. Diciamo che il fatto di essere impegnato impegnata nell'amministrazione pubblica, in un ruolo pubblico, scusatemi la presunzione, ma l'ho sempre sentita un po' come vocazione, ce l'ho proprio dentro e anche a livello familiare. Mio papà è stato vice sindaco, quindi abbiamo sempre vissuto a livello familiare l'impegno nelle attività comunali. Nel mio percorso di vita, avrei potuto un paio di volte essere sindaco, però il mio lavoro mi ha portato altrove, proprio nel momento in cui iniziavamo il percorso per la candidatura. La prima volta il mio lavoro mi ha portata in Puglia per 4 anni, la seconda volta mi ha portata per 7 anni a Napoli e quindi comunque ho fatto altre esperienze di vita che comunque mi sono decisamente utili e importanti. Una cosa che ci tengo a sottolineare del mio attuale ruolo, che è quello di vice sindaco e assessore con diversi mandati, è che il mio sindaco potrebbe essere mio figlio. Quindi ogni tanto ci guardiamo negli occhi, perché io ho l'età di sua mamma, ci guardiamo negli occhi e cerchiamo di capire se anche questo rapporto così ideale, ipotetico, madre-figlio, può essere utile per affinare le nostre reciproche sensibilità e per darci reciprocamente una mano. Bene, io sono leggermente più giovane di lei, quindi svolgerei il ruolo di padre di questo sindaco. Per cui speriamo che questo incontro sia proficuo per condividere alcuni ragionamenti. Grazie della presentazione,
vice sindaco. No. Tra l'altro volevo comunicarle che ci sono tre mani alzate da Sì. parte di Nicolo Ghirardi, Andrea Vinassa e Silvia Cavassa. E allora diamogli la parola, volentieri. Buonasera. Buonasera, Lei chi sarebbe? mi chiamo Niccolò Ghirardi, sono consigliere comunale a Chieri, un comune di 30, 36.000 abitanti circa nella città, nell'area metropolitana di Torino ed è il mio primo mandato. Sono laureato in sociologia, per cui tutti gli aspetti dell'amministrazione, della politica e del diritto costituzionale mi sono interessati, per cui come outsider mi è stata data l'opportunità di candidarmi, le elezioni hanno funzionato ed eccomi ad imparare sostanzialmente. Piacere del suo arrivo. E benissimo, avanti allora l'altro che deve intervenire. L'altra mano alzata. Sì, sarebbe Andrea Vinassa che ha alzato la mano, a Sì. cui possiamo lasciare la parola. Ok, Perfetto, Minassa. Sì. eccomi, mi sentite adesso? Sì? Perfetto. Allora, sono Andrea Vinassa, sono consigliere di minoranza nel comune di Sant'Ambrogio di Torino, il comune che ospita la Sacra di San Michele, un piccolo paesino tra stile Liberty e nucleo medievale. Alla base della sacra e niente, è un po' la vocazione che mi ha spinto a buttarmi in questo mondo è stato sicuramente uno spirito di servizio verso la mia comunità, in particolare verso la mia comunità della borgata in cui vivo e soprattutto per portare i temi ambientali a me cari all'interno dell'amministrazione. Purtroppo la nostra lista non è stata quella che ha ottenuto la maggioranza, quindi non ci è stata data la possibilità per incidere così tanto sulla vita della nostra comunità, però comunque nella nostra attività di minoranza cerchiamo di portare avanti gli stessi obiettivi. E che dire, la mia candidatura sì, è nata anche come dire, dalla vocazione e dallo spirito di servizio, ma è anche un po' un destino obbligato perché la mia famiglia è sicuramente molto impegnata in politica e mastico politica da quando sono bambino. Mia madre è stata sindaco con 9 e entrambi i miei nonni materni sono stati in amministrazione Sant'Ambrogese, quindi bene o male io ho avuto un pedigree politico non indifferente, quindi sono ben lieto di poter offrire il mio servizio alla mia cittadinanza, anche se ho appena cominciato, nel senso, è soltanto un anno che sono stato eletto, il mio primo mandato, quindi sicuramente un sacco di roba da imparare, oltre a quella che mi è stata già insegnata in casa. E niente, questo è quanto. Grazie. Bene, ancora l'ultima mano alzata. Sì, Silvia Cavassa aveva alzato la mano, dopo Andrea Vinassa. Pronto? Mi Sì, sentite? sentiamo. Ah, grazie. Vi chiedo scusa solo perché io sono in movimento, quindi sono contenta che ci sia lo strumento del webinar, così almeno anche se non sono in presenza vi posso ascoltare. Allora, io sono Benissimo. Silvia Cavassa, sono consigliere di maggioranza a Rivoli, una città di 50.000 abitanti, sono al mio primo mandato e mi sono candidata. Perché io arrivo dalla società civile, mi sono candidata in una lista civica e ho avuto la fortuna di essere come primo mandato eletta come consigliere. Quello che mi ha spinto a intraprendere questo cammino è proprio il fatto di voler vedere cambiare la mia città e soprattutto il fatto che a breve, diciamo nel 2023, è previsto l'arrivo anche della metropolitana da noi a Rivoli. È stato ulteriore motivo per voler vedere proprio la trasformazione di questa città che mi auguro nei prossimi anni possa vedere aumentare anche tutti quelli che sono gli abitanti e di vedere proprio una nuova pelle. Quindi io
mi presento così, sono contenta di poter partecipare, questo è già il terzo appuntamento a cui io partecipo e quindi mi auguro che ce ne siano altri perché appunto per noi che siamo il primo mandato, penso sia un po' un sentimento comune riuscire ad avere questi momenti di confronto e di, diciamo, di studio è molto utile per imparare cose nuove. Quindi vi ringrazio e vi auguro buona serata. Perfetto, ottimo, grazie. Finite le mani alzate? Sì, non ci sono mani alzate, Allora, può iniziare con la sua inizio presentazione. questa relazione. Penso che vi porterò via un quarto d'ora, 20 minuti per questa prima parte. L'ho intitolato Il bisogno di una classe dirigente. È un tema che mi sta molto a cuore. Nella mia esperienza ho lavorato con tantissime realtà, vedo che qui ci sono amministratori di enti grossi e io come esperienza di enti grossi ho iniziato nel 2000 col comune di Pietraligure che ha 10.000 abitanti, che ha 120 dipendenti, che diventa di 80.000 nel mese di agosto e quindi è un paese ad assetto variabile. È stata la mia prima esperienza in un comune grande, il passaggio dal piccolo comune, io ho lavorato in due realtà che chi è piemontese ben conosce, che si chiamano Priero Montezemolo per 10 anni, dove avevo 200 abitanti in quel di Montezemolo e 400 in quel di Priero. Per cui passare in breve tempo da questa realtà di paese dove tutto era automatico, si rispondeva al telefono con un'occhiata e tutto era fatto da tutti, a un ente così articolato, vi garantisco che è stato molto complesso. Non contento di questo, dopo 3 anni mi sono trasferito a Chiavari, che è una città di 27.000 abitanti, è una città molto piena di sé, nel senso che si ritiene l'alternativa a Genova, con cui ha un pessimo rapporto, perché si considera la capofila del Tiguglio come entità estranea al contesto genovese, tipicamente industriale, mentre il Tiguglio è zona di turismo. Comune con 270 dipendenti per 27.000 abitanti, come potete intuire, moderatamente solvibile come ente da un punto di vista economico, anche perché bastava lievitare qualche millesimo di euro nei posti barca che attivava il pareggio di bilancio con una certa facilità. Poi sono passato 11 anni alla provincia di Alessandria, sono tornato un anno e mezzo in quel di Chiavari, poi sono tornato alla provincia di Asti e sono tornato, penso, a concludere la mia carriera, visto che ho 63 anni, di nuovo alla provincia di Alessandria. Non parliamo dell'esperienza provinciale perché è giusto che si parli dei comuni che hanno le loro peculiarità. Allora, questo paese ha un enorme bisogno di classe dirigente. Penso che possiamo convenirne tutti a tutti i livelli, nel senso che oggi, manca la classe dirigente a livello industriale, nel mondo del commercio, che ormai si sta praticamente sempre più concentrando in poche mani, non parliamo del mondo delle industrie, e anche la classe dirigente politica oggi è frequentemente in affanno, anche perché non esistendo più una selezione e quindi con criteri che non sono quelli della gavetta, ovvero consigliere del piccolo comune, assessore del piccolo comune, sindaco nel piccolo comune, poi magari il passaggio in provincia o nell'ente più grande, oggi si tende a passare molto frequentemente da nessuna esperienza, addirittura in carichi ministeriali. E questo a volte produce amministratori che poi non sono all'altezza. Ricordo agli amministratori presenti che spesso il comune è la prima o tra le prime aziende del territorio e quindi anche un'entità economica molto importante. E soprattutto il comune può essere un motore per dare sviluppo alla piccola comunità locale.
Anche perché, parliamo del discorso della classe dirigente, la capacità di un amministratore, ahimè, si vede 20 anni dopo. Voi fate attenzione, e analizzate le scelte strategiche nel vostro ente. Non so, diceva prima la consigliera di Rivoli, l'arrivo della metropolitana penso che sia un evento che verrà ricordato a Rivoli nel futuro. Ma andate a fotografare quei 4-5 momenti che hanno dato la svolta al vostro comune e metteteci le date a fianco. Temo che queste date siano molto sicuramente nel secolo scorso, ma rischiamo anche magari di essere attorno agli anni Ottanta. Fate questo esperimento e poi mi dite che risultato ottenete. Parliamo adesso della gestione del proprio comune. È importante, secondo me, in un comune avere un obiettivo di mandato. L'obiettivo di mandato è un elemento importante perché secondo me un amministratore si deve porre 3, 4, 5, non di più, per lasciare il segno della sua permanenza in 5 anni in comune. Quindi secondo me è logico avere questo obiettivo e cercare di realizzarlo. Vedrete e ve ne renderete conto che non è facile realizzare il mandato per tutta una serie di problemi che comincio a elencare. Innanzitutto dovete avere contezza della propria struttura burocratica. Ovviamente, se il vostro personale è una Ferrari, sicuramente potete programmare e realizzare tutto in tempi piuttosto veloci. Se è una Panda usata, vi sconsiglio di portarla in pista a oltre 200 all'ora, perché ho l'impressione che il motore frequentemente vada in fumo. Sulla questione della struttura burocratica, l'elemento importante è gestire con ordine le scelte rispetto all'obiettivo. Quindi, non cambiare orientamento in maniera repentina, cercate di condurre l'ente verso questo risultato che a voi vi siete posti. Però il vantaggio dell'ente pubblico che non ha il business come elemento è che l'obiettivo può essere cambiato in corsa sulla base di nuove stimoli che il paese vi dà. Facciamo un esempio. Voi intendete valorizzare il vostro comune con la fiera del miele. Non c'è nel vostro comprensorio e contate di puntare su questo prodotto. Voi organizzate il primo evento. Al primo evento si presentano due apicoltori nel disinteresse generale, mentre hanno un successo incredibile i venditori di erbe officinali. Nessuno vi vieta l'anno successivo di fare la fiera delle erbe officinali. E quindi ecco il vantaggio dell'ente. Non è in contrasto col ragionamento che vi ho fatto, perché la cosa importante è lasciare qualche cosa al territorio. Altro elemento che è importante, di non intasare gli uffici, che già tendenzialmente molto spesso ci pensano per loro conto. E molto spesso tutta una serie di ordini diversificati tendono a portare il dipendente a sedersi, non fare assolutamente niente, in attesa che individuate quello che è l'obiettivo principale. Poi torneremo su questi argomenti. Altro elemento fondamentale è capire le reali esigenze dell'ente locale. Cosa intendo dire? E lì andiamo a qualche esempio concreto che credo che sia la cosa più importante. Recentemente si è convenzionata con mio ente provincia un comune già di una certa dimensione, già strutturato, 6-7 mila abitanti, con 5 o 6 posizioni organizzative. Chiedo scusa. Mi chiama questo sindaco per presentarmi il suo comune dove io sarei poi andato a lavorare il mese successivo. E me lo presenta dicendo ho 6 posizioni organizzative. Per i non addetti ai lavori li possiamo definire dirigenti in quanto nel comune di quelle dimensioni hanno esattamente le precise competenze che hanno i dirigenti. E lui mi dice che
La più brava è sicuramente quella dei servizi sociali. Poi che è bravissima la ragioniera, fanno loro l'urbanistica e gli affari generali, mentre sono due capre, il comandante dei vigili e il responsabile dell'anagrafe. Io prendo atto della comunicazione, non dico niente perché è stato cortese lui a presentarmi il suo punto di vista, dopodiché gli ho detto, mi permetterò poi di esprimere quello che è il mio giudizio come tecnico per quanto riguarda il suo personale. Prima che prendessi servizio mi ritelefona dicendo, le chiedo scusa, ma c'è un fatto molto grave, sto andando a presentare denuncia nei confronti della responsabile dei servizi sociali perché abbiamo un ammanco. Io ovviamente sono rimasto un attimo basito e a questo punto mi ha spiegato che questo ammanco era piuttosto consistente, che si perpetuava da tempo. E quindi lui stesso forse si è reso conto che non era proprio la dipendente migliore dell'ente, ancorché avesse l'attitudine a risolvere i problemi in un settore molto delicato com'è il servizio sociale, i quali hanno a che fare con una tra le figure più complicate che sono nella gestione di un amministratore, e penso che me ne diate conferma, che sono la gestione delle banche. È una tra le cose più complesse che possa esistere in politica. Poi, entrando poi nell'ente, io ho letteralmente ribaltato la valutazione sui dipendenti e mi sono permesso di esprimerlo al sindaco, nel senso che riteneva non idonei il comandante dei vigili e il responsabile dell'anagrafe, unicamente perché di fronte a un problema lo affrontavano e dicevano anche dei no. Che però di fronte a un problema vero e non artificiale, a me non sembra un comportamento particolarmente sbagliato. Mentre ho poi avuto modo di avere contezza che una dipendente da loro individuata, secondo me, aveva deliri di onnipotenza, che è un fenomeno su cui poi torneremo più avanti nella nostra conversazione. E la battuta ve la do così, vi fate una risata anche voi come me l'avevo fatta io. Siamo stati un giorno a pranzo, c'era anche il comandante, c'era anche un altro funzionario e io dico questa frase banale. Ma sono stato chiamato dal comune di Milano unitamente a 15 segretari e sentirmi uno tra i 15 migliori segretari d'Italia mi ha imbarazzato. E il commento che ho fatto, accidenti come siamo ridotti se io sono il medico. E lei tranquillamente mi ha risposto che lei si sente uno dei 15 migliori architetti d'Italia. E allora a questo punto uno, secondo me, si deve anche arrendere perché per quale motivo non vai a rilevare l'ufficio di Renzo Piano che tra qualche periodo va in pensione, se effettivamente sei così bravo. Quindi anche gestire poi personale che ha questa visione di sé poi non è così banale. Questa frase che vedete, siamo così disperati che ci contentiamo che i politici siano onesti, me l'ha fatta un cardinale con cui commentavo un po' la situazione della politica. E mi ha dato questa frase che mi è rimasta in testa e che ho voluto riportare in qua. Ci ho riflettuto parecchio, rifletteteci anche voi perché può essere un elemento utile di approfondimento, perché secondo me bisogna affiancare all'onestà anche la capacità. Ritorniamo sul fatto che manca una selezione da parte delle forze politiche e soprattutto manca un momento di formazione. Io ringrazio ANCI perché offre questa opportunità che nel bene o nel male comunque è un momento formativo. A mio avviso, secondo me, dovrebbero essere partiti a fare un processo di formazione. La realtà vera è che la politica oggi sceglie in base alla, viene privilegiata la fedeltà rispetto alla capacità, ma soprattutto l'importante è non fare ombra ai capelli. E
gli amministratori degli enti più importanti penso che non possano che condividere questo triste ragionamento. Il fatto di uccidere nella culla, come fece Erode, i possibili avversari, secondo me, non è destinata a portare sviluppo in questo paese. Parliamo invece dello sviluppo del territorio. Secondo me è importante perché sei in una fondamentale cabina di regia per gestire lo sviluppo del tuo comune. E non importano le dimensioni. Io a tutti i sindaci con cui lavoro di piccolissimi comuni ricordo una banalità, che il comune di Portofino ha 800 abitanti e che Sestri ne ha un migliaio, eppure sono comuni di cui avrà sentito parlare sicuramente. Il fatto che il suo ne abbia 300-400, la sua ambizione, secondo me, dovrebbe essere di diventare altrettanto famoso per una cosa importante che è riuscita a portare sul territorio. Ma un elemento che mi permetto di consigliarvi, in qualsiasi ruolo voi svolgiate, e più siete al vertice e più importante, acquisite i dati che riguardano il vostro comune. I dati oggi sono rintracciabili. Se siete in un piccolissimo comune, non vi dico di andare in Camera di Commercio a chiedere come sono le attività, com'è il PIL, perché forse è un po' eccessivo. Almeno fatevi una valutazione, quanti negozi ci sono, come funzionano i servizi, com'è l'età della popolazione. Sono tutti elementi che possono essere facilmente reperiti e poi devono essere monitorati. Ovvero, io come sto contribuendo a guidare questo ente o come sto guidando questo ente? Come sono gli andamenti? Se io mi sono insediato e c'erano 3 alberghi, 4 negozi, e diverse attività artigianali, e quando me ne vado lascio il deserto, mi farò qualche domandina, ma questo vale anche al contrario. Sono arrivato che il paese era in via di estinzione, me ne vado e ho ridato vita al territorio. Questo, secondo me, deve essere assolutamente importante. E se voi fate questo lavoro da consigliere e il percorso è in discesa, riflettete sulla collocazione vostra nella futura amministrazione, ovviamente cercando in questo mandato di essere di stimolo al sindaco dicendo: guarda che qui stanno scappando, guarda che qui ci sono dei problemi. Oggi c'è una concorrenza tra i vari comuni. La domanda che vi dovete fare è: perché un cittadino deve venire a vivere nel mio comune? Oggi come oggi, dopo l'esperienza del coronavirus, questo essere prigionieri in 15 metri quadri a Milano, specialmente per persone di una certa età, probabilmente gli sta aprendo il desiderio di non ripetere, speriamo assolutamente mai, l'esperienza di finire di nuovo prigioniero in quattro mura. Avrete letto sui giornali di qualche suicidio che c'è stato in questo momento. Comunque, vivere in uno spazio così ristretto per un periodo molto, molto lungo non è un elemento importante. Ma la domanda vera: perché un milanese dovrebbe abbandonare Milano, che sappiamo tutte le cose che offre, e venire a vivere da voi? Come funziona internet sul vostro territorio? In quanto tempo si raggiunge Torino o il capoluogo, il centro di zona più importante? Che tipo di problematiche ci sono? Voi vivete in un grande comune di 50.000 abitanti, ma in centro, la città più importante, ci mettete 2 ore e mezza ad arrivare perché avete una viabilità medievale. Vi ponete queste domande? Siete in grado di rendere il vostro comune appetibile rispetto all'esigenza di un cittadino che viene a vivere sul vostro territorio? Un consiglio che mi permetto di dare, e poi vi porto un esempio anche che ho conosciuto incidentalmente, perché non ci ho mai lavorato, ma ci ho solo avuto a che fare per un'esperienza di consulenza, ma una roba molto banale. A un certo punto c'era un problema di un depuratore, per cui il sindaco mi ha convocato in un comune
E a un certo punto mi dice: poi le presenterò il presidente del consiglio di amministrazione che io ho scelto per dirigere questo reparto. A un certo punto entra questa persona, 70 anni, molto, molto distinto, e vedo tutti che si prostrano in modo oggettivamente eccessivo nei confronti di questa persona. Sembrava che fosse entrato il Papa in questa riunione. Alla fine della riunione, chiedo alla collega sottovoce, ha chiesto al presidente, il proprietario di una ditta dove poi lavorano circa 3.000 cittadini rispetto ai 5.000 abitanti. Vabbè, allora ho capito. Quindi, ovviamente, un'attività del genere è fondamentale per il vostro territorio, abbiate voi la fortuna di averla. Non appiattitevi eccessivamente, perché ovviamente sono interlocutori. Secondo me troppo elevati per il comune, quale esso sia. E se volete un esempio, mi riferisco soprattutto alle persone del gentilsesso. Siete mai stati all'outlet di Serravalle? E chi di voi è stato all'outlet di Serravalle? Presumo che qualcuna ci sia stata. È mai stata nel comune di Serravalle? Sappiate che l'outlet è un corpo estraneo rispetto al comune di Serravalle. Però sarebbe come se citiamo il comune di Rivoli o di Riva di Chieri o di Cesana, sarebbe come se qualcuno aprisse Disneyland a 10 km o a 5 km o alla periferia del tuo paese. E quindi se la Valle Scrivia se la gioca con Roma e Venezia come numero di presenze turistiche in un anno. Ed è un paese invece che effettivamente non è che proprio sia il più bello dell'universo, e soprattutto, secondo me, e ne parlo con amicizia perché il sindaco è anche un amico, non ha sfruttato questo mostruoso colpo di fortuna o qualcosa del genere che gli è capitato. Però, comunque sia, questo comune è troppo piccolo per un interlocutore di quelle dimensioni, perché è sproporzionato e quindi non è banale rapportarsi a un comune con un interlocutore così significativo. Ritorniamo sui temi, poi sto quasi finendo la prima parte, i motivi per cui i cittadini vogliono venire nel vostro comune. E quindi il collegamento oggi e i servizi alla persona, e soprattutto che tipo di persone voi cercate di catturare. È ovvio che se voi cercate di catturare l'anziano che va in pensione, che si viene a ritirare, dovete dare dei servizi molto forti in tema sanitario. Io lavoro in un comune sparso nelle Langhe, abbandonato da Dio e dagli uomini, dove il sindaco ha avuto l'intelligenza di mettere la base per l'elicottero e quindi con il servizio 24 ore su 24, perché ha anche illuminato la stanza. Questo paese sperso nel nulla è a un quarto d'ora dalle Molinette. Quindi, secondo me, un cittadino sa che se ha un problema in un quarto d'ora è in un ospedale di eccellenza. E quindi penso che se dovesse scegliere rispetto al contesto lì del territorio, probabilmente sceglierebbe di andare a vivere qua. Non a caso è un paese di 800 anime, dove ci sono una pizzeria, dove ci sono 3-4 bar che lavorano, dove ci sono 4-5 bed and breakfast, dove c'è addirittura stranieri del nord Europa che si sono venuti a insediare e che hanno scelto di vivere in questo comune. Comunque la sfida che dovete dare per catturare gente: quanti più servizi possibili, perché l'obiettivo vero che dovete darvi è migliorare la qualità della vita. E questo sono monitoraggi che vengono fatti per le grandi città, in piccolo fatelo per voi. Noi abbiamo questo, il comune a fianco a questo, il comune a fianco a quest'altro. Perché il cittadino deve scegliere di venire a vivere qua da me? Siamo all'ultima parte, perché poi
andiamo su una cosa che vi piacerà meno, ma che a me invece affascina da morire, per cui mi piace parlarvene. Diffidate delle scorciatoie. Cosa sono le scorciatoie? Sono quei percorsi che apparentemente vi sembrano che vi portino velocemente un risultato, ma in realtà producono rischi piuttosto evidenti. E se queste scorciatoie vi vengono consigliate da qualcheduno che ha interesse a consigliarvi, state attenti perché sono pericolose da subito. È meglio troncare il rapporto prima che inizi qualsiasi cosa. Perché quando uno è un portatore di un interesse forte privato, e magari non limpidissimo, è il vostro avversario, non può diventare il vostro partner. E se diventa il vostro partner, attenzione, che possono insorgere problemi. E fate anche attenzione, perché se voi non siete disponibile, cercheranno di bussare ad altre porte. E oggi come oggi, l'ho visto con i miei occhi, è molto facile trovare che qualche dipendenta tenda a infilarsi e a dire: rivolgiti a me, che tanto quello è inesperto, io so come consigliare. E voi mi trovate magari qualche pacchetto convenzionato a vostra insaputa che può mettervi comunque abbastanza in difficoltà. Vi dico questa frase in conclusione di questa prima parte: con un po' di impegno, oggi esistono soluzioni legalmente corrette. Volete un esempio più dettagliato? Io ho curato comuni di una certa complessità e di una certa dimensione. Tutte le volte che mi rivolgevo ai principi del foro, il primo dialogo a quattro occhi è sempre dove volete arrivare. E l'avvocato, grande, grande studio, indicava quello che è il percorso comunque corretto, cercando sentenze e tutto. Dal momento in cui un legale vi dice che il percorso è legittimo, perché magari c'è un tari Isernia, tutti voi sapete che non esiste, ma mi diverte citarlo, che su una certa sentenza ha interpretato allo stesso modo, voi potete anche agire in maniera più serena e essere anche leggermente meno sotto scacco di eventuali persone non proprio limpidissime. Io concluderei questa prima parte e vorrei adesso sentire voi. Prego a intervenire, dopodiché passerò alla seconda parte. Sono Luciana De Nero, Sì, prego, prego, prego. forse la senior del gruppo. No, io ho No, apprezzato moltissimo. No, non non sono la è la senior. numero Ma non due. importa, va bene. No, io apprezzo moltissimo il discorso della preparazione, della professionalità. Questi ruoli non possono, non potrebbero, non dovrebbero essere svolti senza un piccolo percorso propedeutico di avvicinamento e di, come dire, di approfondimento su certi temi. Io ho lavorato in banca, ho lavorato sempre con metodo. Ecco, io una parola che uso spessissimo nello svolgimento del mio ruolo è il metodo. Dobbiamo avere un metodo di lavoro. Quindi ho condiviso assolutamente tutto quello che lei ha detto e la ringrazio. Bene. C'è Grazie. Roberto Vaglio che ha alzato la mano, voleva forse intervenire. Prego. Prego. Sì. Volevo solo fare, perché poi più vecchio del giro sono io, perché ne ho quasi 70, quindi avoco a me il ruolo di senior. Bene. No, volevo semplicemente fare due, non precisazioni, ma portare un minimo di dati in più. Si parlava di quel vescovo che si riferiva a lei dicendo che speriamo che Siamo siano almeno onesti. così disperati che ci contentiamo che siano onesti. È Ecco, molto cruda bisognerebbe come spiegare frase. invece ai nostri giovani colleghi che l'onestà è un prerequisito. L'onestà Bravissimo. è un prerequisito. Quella ci vuole a prescindere, a prescindere. Se no andate a fare un altro mestiere. Poi ci vuole tutto il resto, come si
si è ricordato, ci vuole lo studio, ci vuole l'applicazione, ci vuole l'umiltà di sapere studiare, e credo che su questo noi abbiamo avuto lunghe esperienze. Quando parlava dello sviluppo, io direi che ci vuole forse un passettino in più, cioè giusto l'approccio di bottom up al vostro territorio, cioè studiate quali sono le situazioni che si stanno evolvendo, le intenzioni imprenditoriali che stanno nascendo. Però una volta fatto quello, per implementare la competitività territoriale bisogna sviluppare un progetto, perché senza progetti non si va da nessuna parte e non si è mai pronti quando si aprono i bandi. I bandi purtroppo quando si aprono bisogna già avere qualche cosa di preconfezionato, bisogna già avere qualche cosa nel cassetto. Quindi è bene che un'amministrazione quando si insedia, dopo aver fatto tutte le proprie verifiche, abbia la capacità di sviluppare un progetto e si attenga a quel progetto, ovviamente con le modifiche del caso. Quello che manca sovente nei nostri paesi, molti dei colleghi che sono intervenuti prima provengono da paesi che io conosco molto bene, di cui conosco la storia, i sindaci passati e anche gli attuali. Ecco, quello che manca sovente nei nostri paesi è quella spinta morale, quella spinta etica che ti dà l'identità. L'identità nei nostri paesi si sta perdendo. Se non si riesce a ritrovare il bandolo della matassa di questa antica identità, che può essere nella lingua o nel dialetto locale, che può essere nella storia, che può essere nelle tradizioni, diventa veramente complicato riuscire a costruire su una base neutra un qualche cosa che nel tempo tenga. Per tutto il resto dico, credo che il dottor Casagrande abbia fatto una disamina assolutamente condivisibile, o perlomeno che io assolutamente condivido. Grazie. La ringrazio, perché la sua esperienza mi è di conforto. C'è ancora qualcheduno, perché ho visto che siamo già andati lunghi, quindi poi dobbiamo correre un attimo, perché vorrei rispettare le 7:30. Avete già sentito che sono in coda 2 o 3 i miei dirigenti per un problema un po' delicato. Sì, bene? Buongiorno. No, io soltanto in realtà ci tenevo a ringraziarla per questa presentazione, perché mi è piaciuta molto sia come è stata programmata, sia anche per i contenuti. E sono assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto. Effettivamente sono delle riflessioni che potremmo definire quasi banali, però essenziali, perché purtroppo sono andate un po' perse. E niente, volevo semplicemente quindi condividere con lei questa mia opinione. Grazie. Secondo me è assolutamente giusta, andrebbe diffusa un po' di più, ecco. Ma io sono ottimista. Credo che stiamo rendendo conto che abbiamo bisogno di gente di qualità, soprattutto quando ci sono scelte difficili da compiere, perché molto spesso si sceglie il sindaco perché è più simpatico, che è un parametro molto usato. Bene. Dopodiché, se è meno simpatico ma forse un po' più bravino, quando andiamo a votare cominciamo a farci 2 o 3 pensieri. Potrebbe essere un primo momento di svolta. Ce n'è altri che vogliono intervenire, perché passerei velocemente alla seconda parte, ma soprattutto la seconda parte io vi voglio leggere una lettera di 100 anni fa. Credo che sia simpatica, credo che ci dica da che Italia siamo partiti, e credo che sia illuminante. Facciamo poi di nuovo un break subito dopo la lettura, d'accordo? Prego, prego, si può andare avanti, dottor Casagrande. Allora, io ho trovato questa lettera nel comune, nell'archivio storico del comune di Chiavari, di cui vi ho detto che io ho lavorato, e scriveva questa lettera il vice segretario di questo comune, e adesso leggiamola perché secondo me è deliziosa. Illustrissimi signori sindaco e consiglieri,
Compie ormai l'undicesimo anno che io ho l'onore di prestare la mia opera a codesto municipio, in qualità di sostituto segretario, con lo stipendio di lire 600 per i primi 3 anni e di lire 700 dal 1852 sino al presente. La tenuità di questo assegnamento, che non raggiunge la giornaliera retribuzione di lire 2, e di lavoro ogni ora crescente dell'ufficio civico mi rendono ardito a presentarmi alle signorie vostre illustrissime nel momento in cui si discute il bilancio del prossimo esercizio 1861, per pregarla a volere degnarsi di accordare un più congruo compenso alle mie fatiche, che sempre ho procurato disimpegnare, com'è mio animo di fare in avvenire, con il maggior zelo, assiduità ed impegno che le forze mi consentiranno. L'esempio dato recentemente dal Regio Governo, che migliorò la condizione di tutti quanti gli impiegati dello Stato, in guisa che i portieri dell'ufficio di intendenza di Marina godono del salario di lire 800, mi fa sperare che la mia domanda sarà accolta favorevolmente. E rimettendovi perciò alla saviezza ed equità del Consiglio, passo senza più soffermarvi con distintissimo ossequio e devozione delle signorie vostre illustrissime, devotissimo, affezionatissimo servitore, A. Puccio, sostituto segretario comunale. Vi è piaciuto anche a voi? Se non c'è nessuno, io vado avanti con l'altra parte. Prego, può proseguire, dottor Casagrande. Allora, andiamo alla terza parte vediamo di far continuare alcune riflessioni. Comunque ci tenevo, lo so che è una parentesi, ma ci tenevo a darvi una lettura perché secondo me è un pezzo di storia importante, anche perché quando si parla in questo paese di burocrazia molto spesso è vero, però dobbiamo ricordare che questo paese è nato con fatica, con una burocrazia molto, con un concetto molto profondo dei servitori dello Stato. Andiamo avanti. Rispettare e interpretare le norme. Tutte le norme possono essere interpretate. Quindi vi do già tutta una serie di opzioni. Come fate voi quando avete un problema a interpretare correttamente una norma? Rivolgetevi al collaboratore più competente. Rompiscatole? Meglio. Nei casi però più gravi, più complessi, rivolgetevi ad esperti, perché una corretta interpretazione a monte del provvedimento, ovvero io ho questo problema, il percorso l'ho individuato con dei consulenti ritenuti di qualità e quindi la tenete agli atti, se mai qualcheduno vi chiamerà, sappiate che questo può essere elemento determinante nel caso di giudizio da parte della Corte dei Conti, che voi sapete non colpisce la colpa grave. E quindi dal momento in cui voi avevate un problema grosso da risolvere, avete chiesto a un principe del foro o a un ingegnere o a un professionista di alto livello, a questo punto voi la tenete agli atti, se dovessero disgraziatamente chiamarvi, vi presentate con questo documento, meglio se protocollato all'epoca, dicendo: caro giudice, io avevo questo problema, ho chiesto e ho poi seguito questo percorso. Consiglio che vi do, non cercate in giro che vi dia ragione, perché lo trovate molto velocemente. Anche tra i vostri collaboratori più stretti, questo può essere particolarmente pericoloso perché questo invece non vi limita per niente la colpa. Quindi, separare la politica dalla gestione. Secondo me, con la discesa di carisma da parte della politica, i funzionari hanno sempre più acquisito un ruolo quasi dominante. So di comuni dove la lista viene fatta dal dipendente comunale, il quale tende a scegliere un sindaco che gli sia consono e soprattutto lo aiuti a vittimizzare i colleghi.
ne ho visti situazioni, non crediate al comune piccolo, anche perché in questo paese abbiamo un problema che non se ne parla mai, ma che io butto qui sul tavolo. Le liste uniche. Ora, la domanda che bisognerebbe porsi dai cittadini, chi è che ha scelto il sindaco di una lista unica? Non è che sia un male per definizione, però ti viene qualche dubbio, ovvero se l'elite del paese che si era adunata e ha cercato di individuare la persona individuata come migliore, è un discorso. Se sono quattro personaggi chiacchierati che si mettono intorno a un tavolo e vanno a cercare lo scemo del paese per metterlo sindaco, questo è molto meno carino. Ma vi do un elemento ulteriore di riflessione. Sappiate che oggi scalare i partiti a livello locale è fin troppo facile. Io appartengo a un comune di 6.000 abitanti, parlo di dove vivo, io non ho mai lavorato nel mio comune. Comunque, un comune storicamente di sinistra, dove a un certo punto il Partito Comunista nelle sue articolazioni si è trovato 6.000 abitanti ad avere 20 iscritti, tutti riferiti a una famiglia. Per come ricordiamo noi il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, ma anche tutti i partiti storici, è imbarazzante una sproporzione di questo tipo. Poi, enucleando altri problemi poi successivi, quando io vedo il comune di Albisola Marina che ha 8.000 abitanti, che è la periferia di Savona, avendo una lista unica, secondo me qualche campanellino sta cominciando a suonare e noi non stiamo portando attenzione. Quindi credo che sia un momento di riflessione. È ovvio che non c'è molta voglia del cittadino di occuparsi di politica. Cito il comune di Dogliani, penso che molti di voi lo conoscono, che per una legislatura, non l'attuale, forse parliamo di 3-4 legislature, hanno fatto la lista raffreddore. Cos'è la lista raffreddore? È una lista con un numero di consiglieri inferiori al numero minimo, al numero massimo dei componenti, per cui al secondo raffreddore il comune veniva commissariato. E questo credo che non sia una roba carina. E ovviamente è stato un momento di passaggio. Da allora Dogliani, che ha circa 3-4 mila abitanti, che è il paese di nascita di un presidente della Repubblica di questo paese, molto importante. E quindi sono campanelli che io vi ricordo. Un altro consiglio che vi posso dare, tenete separato il vostro ruolo. Nel senso che a voi spettano le idee, a voi poco spetta dell'attività burocratica. Evitate di fare errori, di fare incontri che si traducono in errori in quanto andate nel campo del burocrate e finite prigioniero nella loro rete. Voi dovete avere un'idea e dovete trasferirla come comando al funzionario, il quale deve renderla operativa, e cercando di eseguirla e non metterla nei suoi. Se voi decidete di bitumare la via di quella frazione, non è che perché siccome ci abita sua cugina in quell'altra, del dipendente, vi consiglia prima di bitumare quell'altra piazza. Sono cose errate. Salvo che non vi dica una cosa talmente seria e che voi non avevate colto. Questo ci può essere assolutamente. Poi, se c'è tempo, vi porterò un esempio di vita vissuta su questo punto. Anche perché, cosa succede? Succede che quando è presente il politico, il dipendente attentamente si mostra, non valuta gli effetti collaterali e soprattutto la riunione alla fine viene annacquata, nel senso che ci troviamo in una confusione di ruoli e il sindaco diventa complice dei ritardi. Porto un esempio recentissimo. Adesso sto lavorando in comuni che hanno circa 2.000 abitanti. Il sindaco mi segnala un nutrito numero di contributi ricevuti, però questa segnalazione non si traduce nella stipula di contratti e
che voi sapete è un atto che viene assegnato al segretario comunale, al che mi accendo un attimo la lampadina e chiedo al sindaco e al tecnico comunale, io sono presente un giorno alla settimana, il tecnico un giorno, il sindaco poi alla fine è quello più presente. Queste patologie spesso succedono, ma ho chiesto un incontro e abbiamo buttato sul tavolo quelli che sono circa 2 milioni di euro di interventi finanziati, non progetti, non idee, interventi finanziati. Devo dire complimenti al sindaco che è stato abile a reperire questi finanziamenti. Purtroppo almeno 1 milione era piantato perché è finito, non tanto nel dimenticatoio, ma quanto accavallato su altre problematiche, ovvero bene, faccio progetto per bitumare via Roma, perfetto, l'ho fatto, è finanziato, appaltato, però perché lo devo appaltare? Non sarebbe meglio fare via Firenze invece di via Roma? Allora fermalo lì un attimo, che forse è meglio che ci penso un po', vediamo di fare via Firenze. Ma via Firenze, però c'è anche via Aosta che effettivamente c'ha delle buche, io adesso che cosa faccio? Ah, nel frattempo mi hanno finanziato via Torino, guarda che bello, mi hanno finanziato via. No, no, quella la facciamo partire subito. E via Roma? Abbiamo i soldi in cassa, quindi attenzione, perché dopo 10 anni in cui lo Stato aveva molto abbandonato i comuni, la Regione anche per scelte di alta natura. La Regione ha molto valorizzato il Genio Civile, che secondo me è stata una buona cosa perché hanno mantenuto quella visione sabauda del lavoro pubblico che a me piace particolarmente. Altre Regioni hanno abolito questo organismo e secondo me sono andati non bene. Quindi, per cui, comunque, di fatto, circa 2 milioni di soldi finanziati, opere piantate, circa 1 milione, ce ne siamo fumata una, nel senso che ce la siamo proprio dimenticata. Riprovo l'esperimento nell'altro comune dove c'è un sindaco nuovo. Gli dico: sindaco, questo è il monitoraggio delle nostre opere pubbliche finanziate e alcune già appaltate. Ah, grazie, segretario, ne parlo con l'architetto. Temo che qualche ce lo fumiamo anche lì. Quindi attenzione, perché il politico deve essere interessato a tagliare il nastro o a realizzare l'opera, ma deve tagliare il nastro nel quinquennio, non la settimana prima delle elezioni, perché normalmente fa anche sorridere, perché il cittadino se l'aspetta. Dal momento in cui ti hanno finanziato delle risorse, ti hanno dato l'opportunità di realizzare per il tuo territorio, una volta che le hai scelte, tu devi andare sistematicamente in comune dal tecnico a dire: tecnico, via Roma, a che punto è? Abbiamo affidato il contratto, sono iniziati i lavori, la ditta c'è mica dei problemi, quando lo inauguriamo? Dovete essere prestanti, ma siete prestanti se siete estranei rispetto a loro. E soprattutto sarebbe carino che il tecnico comunale riprendesse ad andare in cantiere a vedere il materiale che usano. Vi parlo da Ligure e vi dico che le tematiche sulla viabilità di questo periodo sono anche figlie di materiali scadenti usati specialmente a livello di calcestruzzo negli anni. Dagli anni 80, agli anni 90, 2000, che oggi, a differenza di quelle fatte negli anni 50, 60, stanno venendo. Quindi, credo che un tecnico che vada alle imprese e gli faccia le pulci sia utile, con discrezione, con intelligenza e senza vessare, però la qualità del materiale e l'esecuzione dell'opera devono essere gli obiettivi di voi amministratori. Andiamo avanti con queste riflessioni. Il vostro ruolo è quello di proporre un'iniziativa e chiederne conto al funzionario. E poi ascoltate anche le proposte. Più vi criticano, mi rendo conto che vi infastidiscono, ma statevi a sentire e meditateli serenamente. E soprattutto cercate di fare riunioni operative e mai troppo pleonastiche, perché chi partecipa a riunioni con tante persone, l'obiettivo suo è di farsi notare, mettersi in vista. E non sempre lo si ottiene in maniera assolutamente positiva. Quindi non intasate
sul politico e state attenti a questo ping pong che è quello che ferma il comune. Se volete fare bene il vostro lavoro, state poco a palazzo, molto tra la gente e ponete quesiti e chiedete risposte. Datevelo come metodo, sia che voi siate consiglieri, sia che voi siate sindaci. Se siete consiglieri, raccogliete queste sensazioni e riferitelo al sindaco, perché è giusto che lui sappia. Perché se c'è quel cantiere fermo o quell'opera non parte, voi vivete in quella zona, in quella frazione, in quella borcata, andate dal sindaco e dite: ma scusa, l'avevano finanziato o c'è qualcosa? Perché poi i problemi sono subdoli, nel senso che, per esempio, la ditta prende troppi lavori contemporaneamente, il progetto è stato fatto coi piedi perché è stato fatto dal geometra amico del tecnico comunale, magari dove ci lavora casualmente anche la figlia del tecnico comunale, e il progetto fa acqua e la ditta non riesce a realizzare i lavori. Mi ricordo che ero in un comunetto di 200 anime, a quel tempo i consigli venivano ancora in consiglio, e da qui capite la mia anzianità, perché parliamo di anni 80-90. Mi ricordo un consiglio comunale nella quale arriva l'ingegnere, amico del consigliere, del sindaco, il quale illustra un progetto. E mi ricordo un contadino che non l'ho mai sentito aprire bocca in 5 anni di amministrazione, muovere in senso negativo la testa per tutta la linea. A questo punto mi rivolgo dicendo: c'è qualche problema? E lui mi dice: le quote di livello del progetto sono sbagliate. L'ingegnere rimane basito, dice: ma come, abbiamo fatto, le abbiamo battute, tranquillo, impossibile, ma dopo stiamo scherzando? E lui se ne sta zitto e chiude l'intervento dicendo: tanto per me le quote di livello sono sbagliate. Ovviamente i consiglieri più smaliziati hanno sorriso, perché era proprio uomo di campagna, soprannominato Alta Montagna. E insomma, è un paese già di campagna, questo soprannome ve la dice lunga. Appaltiamo i lavori, firmo contratto, arriva la ditta e mi dice: dottore, mi bisogna parlare 30 secondi dopo la stipula del contratto, se non c'è problema, ci mancherebbe ancora, mi dica: volevo dire che abbiamo esaminato il progetto, le curve di livello sono sbagliate. Quindi vedete che a volte anche il Pierino di turno può essere utile per fare le valutazioni. Direi che a questo punto non mi va più avanti, per cui presumo che possiamo chiudere questa parte qua. Aspettate un attimo, perché c'è ancora una cosa che vi voglio dire. Eccolo qua. Vabbè, questo qui sono elementi importanti, più o meno ripetono queste cose. Mi voglio soffermare su questa scheda. La vedete tutti? Questi sono i risultati reali di un comune. Che risultato leggete? Guardate la parte sinistra. Se voi guardate la parte sinistra, cosa dite? Un trionfo della lista 2 che ha asfaltato la lista 1, giusto? Vero? Però andiamo a leggere la seconda tabella. E allora diciamo che, contando tutti i voti, questo paese di migliaia di abitanti scarsi ha avuto la lista 1 che ha raccolto il 26%, ovvero un cittadino su 4 ha votato per lui. La lista che ha trionfato, lo vedete nella tabella a fianco, ha poi preso il 43%. Per cui non è la maggioranza del paese, perché ci sono il 28 e il 2% di non votanti, l'1,6 di schede nulle, lo 0,4 di schede bianche. È ovvio che il 28 e 2 rappresentano le situazioni più banali, l'ultracentenario, quello che lavora in tutt'altra parte d'Italia, però nell'analisi di questo voto, credo che sia utile, capire quanto lavoro deve essere fatto in 5 anni per conquistare il 26% che ti ha votato contro, ma soprattutto il 28% che non ha ritenuto opportuno darti fiducia. Fatevi questo prospetto, vi aiuta.
E se siete in comuni grandi, fatevi dei sondaggi e imparate a leggerli, perché possono essere importanti. Oggi ci sono aziende che li fanno anche a prezzi molto ragionevoli, ma soprattutto il comune può inserire nel proprio sito dei valutazioni sul gradimento, sulle scelte, che nei comuni, specialmente del nord Europa, in Svizzera e tutto, è cosa abbastanza normale. Ovvero, io voglio realizzare quell'intervento, cosa ne pensi? Io ho realizzato quell'intervento, cosa ne pensi? Questo per essere guidati dal cittadino che dovrebbe essere un faro moderatamente importante a chi tiene di avere un risultato, un consenso politico. È un ragionamento che io ho fatto a moltissimi amministratori e li ho trovati molto distanti su questo tema. È un concetto che non riesco a trasferire loro. Devo dire che è un concetto che si realizza con una banalità assoluta, ma non piace. Ho l'impressione che temano giudizi negativi e quindi, siccome l'amministratore per definizione, secondo me, è giustamente ambizioso, nel senso che deve avere questa caratteristica. Se non è un ambizioso, per quale motivo deve fare amministratore? Fa altre attività, colleziona francobolli nel momento in cui esistessero ancora, si dedica all'orto, c'è cioè di a cose che fa lui nel suo privato benissimo, però non va a mettersi di fronte al giudizio. Secondo me è un consiglio che mi permetto di dare e con questo chiuderei la seconda parte e poi vediamo di andare molto molto veloce sull'ultima. Però ci terrei a questo punto, su questa parte, a sentire i vostri commenti. Grazie. No, volevo dire che un'ora o tre quarti d'ora per tutti questi spunti è veramente troppo poco, perché lei ci ha dato un'infinità di spunti che richiederebbero giornate, secondo me, di riflessione, di approfondimenti, proprio per poterli cogliere, ragionare, discutere, metabolizzare, perché sono tutti veramente importanti. Ma io mi sono segnata due o tre cose mentre lei parlava. Lei dice affidatevi ai principi del foro. Purtroppo i principi del foro costano, i consulenti costano. Ecco, io un grosso aiuto lo ricevo quando vedo che abbiamo delle problematiche particolari, lo ricevo proprio dalle chat dei segretari comunali, che penso siano una cosa bella e importante. I segretari comunali sono collegati tra di loro con delle chat e si scambiano, almeno per quanto riguarda la nostra segretaria, si scambiano moltissime informazioni. Delle casistiche, delle esperienze che possono già dare un grosso aiuto. Un'altra riflessione che mi piacerebbe fare, che è importante, è i rapporti di un comune, specialmente di un piccolo comune, con gli enti sovracomunali, quindi con le unioni laddove ci sono, con città metropolitana, con la regione, quindi anche questo può essere un grosso contributo per un amministratore riuscire ad attivare, o per un sindaco, riuscire ad attivare dei rapporti di collaborazione con funzionari o amministratori di enti sovracomunali. L'altro spunto che mi sono scritta è quando parlavamo di ruolo del funzionario e del ruolo del politico, la questione della normativa. Io adesso è 6 anni continuativamente che sono in amministrazione e su ogni argomento ho visto crescere la giungla normativa in un modo pauroso e purtroppo l'idea che un amministratore può avere o una visione che può avere su un argomento, su una questione, poi deve essere immediatamente messa a confronto con la normativa che quella questione, quell'idea, quel progetto ha sottostante e a cui si deve sottostare. L'ultimissima cosa, e questo è un piccolo sondaggio che mi piacerebbe fare seduta stante, perché io ho l'esperienza di un piccolo comune, non sono i grandi comuni, ma quanta partecipazione c'è della cittadinanza ai consigli comunali? Anche questo è un sintomo, è un effetto, è una chiave di lettura? E chiudo. Ma la partecipazione ai consigli comunali, do una risposta a lei perché ha sollevato quattro temi, uno più interessante dell'altro. La partecipazione ai consigli comunali è un fenomeno strano, nel senso che secondo me non c'è partecipazione, ma non c'è nel piccolo e non c'è nel grande. Porto l'esempio del comune di Chiavari, che è stato come comune uno dei più
grande con cui ho lavorato. Chiavari ha quattro TV private, compresa quella del vescovo, che è quella poi più autorevole. Quindi noi quando entravamo in consiglio era la giungla delle telecamere, cioè siccome a me non piace particolarmente apparire, era veramente uno sforzo forte riuscire a passare dietro a tutte le telecamere, perché era veramente una giungla e soprattutto il consiglio si svolgeva metà in aula e metà a fare le interviste da parte di tutti i consiglieri, che era molto importante, più che l'intervento in aula, l'intervista fatta alla TV. Se poi veniva il TG3, gli eventi più importanti era sicuramente presente, a quel punto fare consiglio diventava piuttosto complesso. Gli amministratori dei comuni grandi mi dicano se ho detto delle stupidate. Nel comune piccolo, secondo me, il consiglio comunale è il bar, che è il luogo dove c'è il confronto vero dei cittadini. Ecco il fatto di non avere un bar sul territorio, questo produce dei problemi seri. Attenzione che oggi c'è un bar molto frequentato, che si chiama Facebook, che si chiama questo mondo di comunicazione, dove spessissimo è lì che avviene la vera partecipazione. L'esempio, vicenda Covid, un sindaco di 2.000 abitanti ha ritenuto opportuno giustamente fare due o tre comunicazioni. Alcuni sindaci erano collegati anche due volte al giorno, mi sembra un po' eccessivo. Quando c'è stato questo intervento fatto su WhatsApp o fatto su Facebook, i cittadini hanno suonato alla porta del vicino e con le dovute sicurezze gli hanno passato il telefonino e detto: senti un po' cosa dice il sindaco del COVID, perché il sindaco in quei momenti lì diventa una figura importante che il cittadino ama sentire. Non ci siamo capiti invece sul punto primo. Io sono favorevolissimo alla chat dei segretari, qualcheduna la uso anch'io, che è uno strumento di lavoro del segretario, non del sindaco. Quindi tecnicamente aiuterà il segretario a fare un atto più bello rispetto a un atto più brutto. Ma io non stavo parlando di questo, io stavo parlando di quei due, tre, quattro problemi che in una legislatura colpiscono un comune. Ora, facciamo un esempio anche questo di vita vissuta. A un certo punto sono venuti degli imprenditori in un comune non turistico a proporre la realizzazione di una pista da sci coperta invernale. Questo è un progetto che è funzionante in Francia, in Italia non ce n'è. Il problema che ha un impatto come costruzione, perché immaginatevi una montagna coperta da un capannone, quindi l'impatto è forte. Avete però anche uno strumento di neve 24 ore su 24. C'è il nostro sindaco di Cesana che non ha di questi problemi qui. Però un paese quasi di mare che si trovi ad avere questa possibilità, secondo me la deve valutare un attimo. Ma non può dire: usi sì che bello, e dopodiché si trova il paese in rivolta perché ovviamente ha un impatto forte. Oppure dire: non ci penso neanche lontanamente perché ha un impatto molto forte. Ma i vantaggi dove dire? E quindi affidarsi a tecnici su una scelta molto, molto impregnante per una città. Questo è quello che vi dicevo come fenomeno importante. Poi esistono altri gravi temi, però non confondiamo i grandi problemi con la routine, e la routine invece non bisogna mai andare al principe del coro, ma quando c'è il problema serio non risparmiate su quello. Pagate piuttosto in solido voi, perché vi risparmiate problemi di pagare poi su eventuali scelte altrui, e mi riferisco alla Corte dei Conti. Un consiglio che mi permetto di darvi è di farvi un'assicurazione, adesso ormai cominciano a esistere, sulla colpa grave. E non ditemi: io la colpa grave non la faccio, per cui cosa mi interessa a me di fare un'assicurazione? Vi dico che la colpa grave ci si scivola con estrema facilità. Leggetevi qualche sentenza in giro
con molta tranquillità e fatevi qualche domanda. Secondo me, con una spesa di 300-400 euro, forse 500 a livello annuo, vi tutela personalmente in maniera molto significativa perché la colpa lieve la Corte dei Conti non la persegue. E quindi il fatto che vi sia la possibilità di rimborsarvi le spese legali, queste valgono fino alla colpa grave, perché non potete pretendere che l'ente vi rimborsi un danno che potenzialmente arrecate, magari anche in buona fede, all'ente medesimo. Per cui è un ragionamento che vi butto lì, ma cercate di non assecondare questo problema. In conclusione, poi ho una proposta da farvi, ma ve la faccio a conclusione del mio intervento. C'è qualche altro che vuole parlare? Allora procedo con l'ultima parte. Prego, dottor Casagrande, può continuare. Allora, l'importanza delle minoranze consiliari. Allora, anche questi mi permetto di darveli come consiglio per l'uso. Le minoranze consiliari sono rimaste l'unica forma di controllo prima della magistratura. Quindi sono importanti. Un buon rapporto con le minoranze aiuta nella soluzione dei problemi. Fate attenzione di non avere un rapporto troppo coeso, perché così di fatto avete una maggioranza più ampia. Benissimo, vivrete più tranquilli, ma tendenzialmente non vi agevolerà il ruolo e vi impedirà di commettere errori. Le minoranze servono anche a segnalare gli errori. Se poi avete una minoranza molto aggressiva, fate una valutazione, normalmente fa il gioco della maggioranza e se siete una minoranza troppo aggressiva, sfumate sui toni, perché il cittadino o si è sbagliato, è conscio di aver sbagliato e ha messo una persona non adatta a fare il sindaco e allora sparate ad alto zero. Ma se il sindaco è persona comunque di buon senso, comunque amata dal territorio, comunque umanamente persona positiva, non aggreditelo eccessivamente perché involontariamente fate il vostro gioco. Se volete avere un ruolo, tenete la minoranza, un taglio istituzionale. La gestione dei social, e questo mi riferisco ai giovani che sono presenti a questo incontro. Allora, innanzitutto il social oggi è uno strumento indispensabile e, ahimè, anche quelli della nostra età, se vogliono avere un ruolo pubblico, debbono passare attraverso la gestione di questi strumenti. Non se ne può fare a meno, ma stiamo attenti. Ricordate che tutto quanto viene postato rimane indelebile e spesso i giornali carpiscono le informazioni da Facebook e da altri social e li fanno diventare articoli anche a rilevanza piuttosto importante. Se avete un social, ricordatevi di tenere un taglio istituzionale, magari cominciando a fare un certo vaglio delle foto che mettete, perché il cittadino le vede, le commenta, anche quelle che vengono messe fugacemente per poco tempo, magari postate alle Maldive senza molti abiti addosso. Quindi fate attenzione perché tutto viene vagliato e soprattutto viene visto sia dal ragazzino ma anche dal papà del ragazzino, che spesso viene sollecitato dal figlio, dice: oh, guarda cosa ha messo il sindaco, ti rendi conto di cosa ha messo il sindaco? Guarda il sindaco, e quindi tu anzianotto che non hai Facebook e quindi non sei un interlocutore ufficiale, in realtà vieni poi a conoscenza di queste comunicazioni che vengono date. Quindi attenzione a gestire questi centri di socializzazione che esattamente nel piccolissimo comune è sempre stata la funzione svolta dal bar. Attenzione però a questo passaparola molto veloce, mentre il bar dovete cogliere quelle proposte di qualità che eventualmente arrivano. Non correte dietro all'ultimo dei cretini, ogni paese ha lo scemo del villaggio, l'ha sempre avuto, sempre l'avrà, dategli il peso che merita. Sorridete, non dovete correre. E poi sapete, dovete imparare a gestire le notizie false. Non potete limitarvi a dire falso quello che stanno dicendo sui social, dovete entrare in maniera un pochettino. E poi ricordatevi che siete un'autorità. Vi
vestitevi in modo consono. Io ho mandato a casa tre o quattro sindaci maschi dicendo vi consiglierei di andarci a cambiare. E devo dire che ci sono anche andati. Quindi addirittura una volta ero accompagnato uno in prefettura che si è presentato in ciabatte e Bermuda. Io ho detto non mi sembra logico andare in un'istituzione comunque in quel modo. Consiglierei un abbigliamento un pelino più sobrio. E lui mi dice, devo andarmi a cambiare? Sì, questa è stata la risposta. E poi state attenti anche alla gestione del galateo, perché il galateo istituzionale ha la sua importanza e non è per niente marginale, e imparate a relazionarvi con le altre autorità quando avete modo di incontrarle. Un breve flash sulla scelta dei consulenti, questo mi permetto di dare un consiglio. Cosa sono gli avvoltoi? Gli avvoltoi sono quelli portatori di interessi privati che dovete vagliare molto attentamente se sono di interesse generale o se sono solo di interesse particolare. E quindi dovete ascoltarli, valutarli, però stateci attenti valutando anche il loro pedigree e il loro percorso, da dove provengono e di che portatori sono in realtà, se sono appunto affidabili o sicuro sono portatori di interessi in contrasto anche con la vostra. Ed è importante avere un aiuto di fronte ai problemi veri, perché quando ci saranno quei 3-4 problemi veri, è bene che vi affrontate con degli aiuti seri, perché sono quei 3-4 momenti che segneranno la vostra amministrazione e potranno anche giocare la vostra eventuale rielezione o meno. Perché nei momenti di eventuale crisi seria viene pesata la qualità dell'amministrazione e il cittadino acquisisce maggiore fiducia per il suo sindaco e diventa anche un veicolo di promozione. Se in un momento difficile e delicato lui ha dato la risposta giusta. Vi porto l'esempio di un sindaco che non è più sindaco da più di 30 anni. Ci fermiamo un attimo al 1994 all'alluvione che ha colpito il Basso Piemonte. Anche un po' tutto il Piemonte, ma nel Basso ci ha dato bene. A un certo punto c'è un paese che si chiama Ceva, che ha due fiumi, il Tanaro, che ha un letto assolutamente gigantesco, e il Cevetta, che ha un letto molto stretto, si insinua nelle case e appena viene un po' più di acqua esce immediatamente. A un certo punto il comandante dei vigili avvisa il sindaco che c'è un problema, che l'asilo comunale è collocato sul Tanaro. Tanaro che non era mai uscito, perché se voi siete mai stati in questo paese, il Tanaro, pur essendo una trentina di chilometri dalla sorgente, è già un letto molto significativo. Bene, il sindaco ha chiuso l'asilo, mandando a casa i bambini. Un'ora dopo è entrato il Tanaro nell'asilo. Spazzato via completamente. Ha salvato 30 persone, ha banalmente fatto il suo lavoro, ha fatto 5 anni di sindaco, poi è ritornato alla sua professione di medico, però ritengo logico citarlo perché secondo me è emerita figura di questo paese, per questo piccolo gesto che ha avuto il coraggio di fare, magari infastidendo le mamme che si sono viste ritornare i bambini a casa. Chiudiamo con respice post e omnine e memento. Guarda dietro di te, ricordati che sei un uomo. Questo riguarda il delirio di onnipotenza che a volte prende, capitato personalmente anche a me, quando mi sono trovato a essere designato dal presidente e direttore generale della provincia, molto spesso me lo leggevo questa frase. È una. Un pensiero che il delirio di onnipotenza non aiuta a essere razionali. Se vi candidate sindaci, fate una cosa. Il giorno prima dell'elezione state 10 minuti davanti allo specchio, controllatevi attentamente. Dopodiché, il giorno dopo verrete eletti sindaci, ripassate 10 minuti davanti a quello specchio. Se vi trovate più giovane, più bello, più carismatico, ponetevi qualche problema, perché lo avrete nel corso dei 5 anni. Chiudo con questa, diciamo, battuta e mi ha fatto molto piacere questo tipo di incontro.
A me piace avere questo tipo di confronti, per cui se siete interessati gratuitamente a continuare questo confronto, mi trovate su Skype a casagrande.alex. Mi fa piacere rincontrarci, magari vedervi anche di persona, che io preferisco, se avete qualche problema. Ovviamente non intendo sostituire i vostri validissimi segretari, però ci tenete a continuare questo ragionamento, mi farebbe piacere. Mi trovate lì, sono frequentemente collegato perché lavoro anche spesso da casa e quindi mi trovate spesso collegati. Mi fa piacere contattarvi, così ci conosciamo anche personalmente. Ovviamente nulla è dovuto per questo mio gradevole impegno, però ci tengo, mi farebbe piacere incontrarvi su quell'altra postazione informatica. Grazie ancora e buona serata. Ricordo che la registrazione dell'incontro e il materiale didattico saranno resi disponibili sul sito della Città Metropolitana di Torino e sul sito di Anci Piemonte. Questo è stato l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. A settembre ricominceranno le attività. Vi invitiamo quindi a seguire tutti gli aggiornamenti. Vi chiediamo infine di rispondere al questionario di valutazione che vi sarà sottoposto al termine del webinar. Ancora grazie e buona serata a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie, buonasera.